Ciao, ciao a tutti, bentornati qui su Pasca Razzo Show. Questa è la 22esima puntata e sono qui come al solito a presentarvi i giocattoli della nostra infanzia. Eh, per i nuovi ricordo come funziona, eh, presento tre, tre prodotti, due giocattoli della nostra infanzia e un oggetto Jolly. Appunto per i nuovi se dicevo, l'oggetto Jolly non è necessariamente un giocattolo, un oggetto che ricorda il nostro passato. Ma non perdiamoci in chiacchiere, voglio partire subito con l'articolo. Nell'ultima puntata che ho fatto, eh, ho inserito una musichetta per presentare un articolo. È eh, esattamente Tiger Man. L'uomo Tigre. Spettacolare, ragazzi. E eh, praticamente in Tiger Man mettevo la musichettina per presentarvi l'oggetto. Voglio farlo anche oggi. Adesso l'oggetto che sto per farvi vedere ha a che fare con questo personaggio qui. Sentite, Non è che ho l'oggetto di Cap cioè, ho Capitan Harlock, ho la sua navicella di Capitan Harlock, si chiamava Arcadia, totalmente, ovvero quello che ne è rimasto della navicella Arcadia, totalmente metallo sopra sotto, sempre made in Giappone, giapponese. Eh, questa era la mia del 1979, vedete che ci sono dei buchi, naturalmente mancano dei pezzi perché era molto più grande. e Completa, praticamente è rimasto più o meno lo scheletro, ma ancora in buone condizioni, tutto in metallo, anche le ruote, tutto in metallo. Okay. Chi produsse questa navicella di Capitan Harlock? Fu una certa, in un certo modo di dire, una grandissima società giapponese che si chiamava Takara. Chi è Takara? La, la Takara sono quelli che hanno inventato i Micronauti i Microman, i, i, i Diacone che sarebbero praticamente i primi Transformers cioè sono i primi che hanno Transformers, i okay? la Takara produsse quei giocatori i Diaconi eccetera e i Microman eh, immagino che li conoscete anche i Micronauti, quei personaggi fantastici sempre in metallo del, del Giappone e punto anche Captain Harlock qua è chiaro, ah, vi ripeto, mancano dei pezzi perché ragazzi del 79 era la mia l'ho stra stra vissuta eh, nel tempo persi i pezzi perché, come vi ho sempre detto, ci giocavo. E la confezione era fatta in questo modo: c'era cioè una navicella con i vari pezzi, Capitan Harlock e più i vari personaggi, i siluri, eccetera. Era una confezione in rete. Se scrivete Capitan Harlock, eh, astronave, oppure Capitan Arco, giocattoli e Takara, esce poi la foto di com'era il completo. A me, purtroppo, ragazzi, ahimè, è rimasto soltanto questo. Me la faccio nel dettaglio. Ok, è eccezionale. Questa si chiamava Arcadia Capitan Harlock, per chi non conosceva, praticamente è un manga, fanno i fumetti manga, ma all'epoca era uno, io uno dei cartoni animati antichi che facevano parte di quei cartoni animati della nostra infanzia dove c'era Dolce remino. non so se ve lo ricordate, Anna dai capelli rossi, appunto. Capitan Harlock, eh, mi ricordo questo ricordo che si sovrapponeva un po' con Giga Robot quindi eh, non mi guardavo tutte le puntate di Capitan Harlock, più che altro guardavo Gig, ma sapevo la storia, sapevo che Capitan Arlo, che era un pirata spaziale, praticamente era un capitano, guidava questa nave arcadia. dopo andò contro il suo governo, diventò un pirata, più o meno. La trama è questa qui: si impossessò della nave, eccetera. Ve la faccio rivedere nel dettaglio, Ok. La Takara adesso si chiama Takara Tomy Che nel 2006 praticamente si unì alla Tomy La Tomy è un'altra casa giapponese di giocattoli Famosissima all'epoca, Ma all'epoca erano separate Nel 2006 si unirono eh, Invece all'epoca erano separate La Takara, secondo il mio modestissimo parere Faceva ehm, Non perché la Tomy non facesse belle, belle giocattoli Ma prima la era Avanti di, di, di un bel po' di, di anni Diciamo Ve la faccio rivedere l'ultima volta Ok Una vicella Arcadia di Capitan Harlock Totalmente metallo sopra sotto con ruote metallo, che dire? Eccezionale, anzi, direi pure fantastica, bellissima. Questa la produciamo dal 79 all'81 più o meno, ok? E la, la mettiamo qua. Adesso voglio passare, già al secondo articolo. Allora, voglio partire con una premessa: nel 1989 in Italia le ragazze avevano uno, un giocattolo che si chiamava Polly Pocket. Magari molte ragazze che mi guardano, c'è cioè una ragazza che mi guarda, se li ricorda che sono i Polly Pocket. Che cos'erano? Erano delle scatoline che si aprivano con dentro c'era tutto il mondo e le bamboline. E, e, e loro, le bambine, con la loro fantasia, giocavano in questi mondi perché ogni scatolina aveva un mondo diverso, con i personaggi. Ecco, e la... quelle Polly Pocket lo produsse una certa... Eh, non ti ho scritto qui? Blue Bard. È un'azienda inglese che importava questi giochi tramite la Mattel. Allora, nel 89, nel 92 inventarono una cosa simile per i maschetti, che si chiamavano Micdi Max, che era questa qui. Lo riconoscete le due M nel 92 Micdi Max cos'era? Era, era prima come Polly Pocket, dei Mondi, ok, se aprite la confezione dentro praticamente ci sono dei Mondi. Questo, in questo caso vedete, c'è un laboratorio, e vale così. Eh, Midmax Max era praticamente un bambino con un cappellino magico che gli arrivava il padre, questo dice il cartone animato perché Cristiana Vena la cantava, la sigla, faceva il cartone cartonato su bim bum bam. Se non mi sbaglio. E era magico e quando girava e toccava questo cappellino, entrava in questi mondi fantastici, dell'orrore, eccetera. Era praticamente una, una maschera dell'orrore. Ok, perché hanno tutte facce dell'orrore con dentro delle ambientazioni. C'erano tutti i personaggi, i mostri e lui, Mad Max, ma purtroppo è stato perso nel tempo questi pezzi qua. Quindi ho soltanto l'ambientazione, la, diciamo. E poi l'ipocket, appunto per le donne. era una cosa simile, però non era fatto con i mostri, eccetera. L'ha fatto nei, nei mondi fantasiosi, così, dove le, le bambine si giocavano e ci facevano quello che volevano. E ogni scatolina, anche la Mad Max. Ci sono vari tipi di mostri così eh, c'è un'ambientazione diversa. Ok, questa qui è appunto prodotto dalla. dalla come avevo detto, che mi ricordava Blue Bard, Bluebird, Blue Bard, come si pronuncia, e distribuiti in, ehm, in Italia dalla Mattel. Erano molto carini, è chiaro. Io ero già a non è che, che ci giocavo, però ce l'avevo. Avevo soltanto questo. Eh, vi dico una cosa: eh, praticamente la mia roba come sempre era fino al 95. Ehm, I collezionisti di queste scatole, quelli vogliono tutti completi. Questo non è completo, non sono come ho sempre detto io un collezionista di quel genere. me interessa avere l'oggetto e il giocattolo di quegli anni lì, ma va bene anche così. Comunque si capisce che cos'è. Ok, se sentite sbattere una porta il vento, scusatemi, perché qua è tutto, tutto realty. È... <ride> Ragazzi, non uso effetti speciali più di ogni qualche cavato ogni tanto. Allora, Mad Max, la riconoscete dal 2M 1992 o dalla Blueboard, Blue Bird, distribuita in Italia dalla Mattel. Siamo arrivati al terzo oggetto, praticamente l'oggetto Jolly che ricorda il nostro passato. Non è niente di che, vi dico, ve lo dico subito, però magari vedendo sto articoletto qualcosa ve lo ricorda. Questa è la calcolatrice a raggi solari dell'ava. Ava come lava, ve lo ricordate, nero il coso stupido. Questa è eh, calcolatrice, trovate il regalo del fustino, se non mi ricordo male. Eh, io ne avevo, in casa mia ne giravano, come funzionate, ne giravano parecchie, ok? E non so perché, io leggo queste calcolatrici a raggi solari agli anni 90, perché più o meno i primi anni 90 li, li trovavi, ok? Eh, vi ricordate anche Coccorino degli anni 80, quando trovavi nel... c'era il regalo, il peluche dentro al fustino di polvere di Coccorino. Io per un po' di anni andavo a ravanare nel fustino di mia madre del, perché ero piccolo, capivo, ero convinto che c'era sempre il regalo coccolino dentro al tersivo. E mi ricordo dei tersivi che vanno sotto le unghie, quanto scavavo. E poi non lo trovo rimanevo deluso. Però lo, ho questa, questo ricordo, non so, vabbè. Eh, non prendiamoci in chiacchiere, questo, vi ripeto, è l'oggetto Jolly, è il di raggi solari della AVA, lo damo in omaggio. Magari nelle vostre case è passato. Un riassunto veloce... La bellissima navicella Arcadia di Capitan Arlock, ve la faccio vedere ancora nel dettaglio, ok, spettacolare, totalmente metallo, prodotta dall'attacara del 1978, ok. Capitan Arloc è un cartone animato del 75 c'era, quindi molto vecchio, e il gioco tre anni dopo l'hanno fatto, ok. I mondi fantasy di Midimax, Midimax per riconoscerlo bene. Ok? Con le facce dell'orrore, appunto così, e con dentro tutto praticamente l'ambientazione: la ok? Praticamente la, la, la parte maschile di Polly Pocket è la calcolatrice di Ava come Lava dei primi anni 90. Sono un cretino, sono. ok? Ragazzi, la ventiduesima puntata la chiudiamo qui. Grazie per avermi seguito. Iscrivetevi al canale, condividete il mio video, facciamoci conoscere. Continuiamo così, forza e coraggio. Un bacione a tutti e statemi bene, ragazzi. Dai, 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 dai.